tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi provo a spiegarvi come realizzare questa maglia o questo copricostume. Copricostume perché ha una lavorazione abbastanza traforata e quindi lo si può utilizzare anche come un copricostume oppure da indossare sopra un top o una canotta. Allora, io ho realizzato questa maglia con questo filato della Mistrico Canna da Zucchero Luxe. Ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 145 metri. È 97% viscosa da canna da zucchero e 3% poliestere, quindi ha un leggero filo luxe. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 3,5 o del numero 4, ferri o uncinetto, quindi del 3,5-4. Allora, io la mia maglia l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del 4 e le maniche invece le ho lavorate con l'uncinetto del numero 3,5. È una lavorazione molto facile, come potete vedere. Una lavorazione è la tecnica del top down, quindi si comincia dal collo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, dopodiché si chiudono gli scalfi e poi si lavora sempre la parte del busto, la parte del corpo, sempre a giro. Dopodiché, quando si arriva all'altezza desiderata del busto, si riprende la lavorazione e si lavorano le maniche. Tutto qua è molto semplice, quindi la possono realizzare anche le meno esperte, ecco, per le principianti, ok? Spero che nel tutorial sono abbastanza chiara. Se c'è qualche problema o qualche dubbio, contattatemi su Facebook in privato. Allora, lavoriamo su un multiplo di 2, quindi ho fatto 140 catenelle che adesso chiudo a cerchio, così. Adesso, dopo che ho fatto le 140 catenelle, lavoro un giro tutta maglia bassa, quindi faccio una catenella, rientro nella stessa maglia, lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Quindi lavoro le mie maglie tutte a maglia bassa, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima, così. Adesso facciamo 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia, due volte filo sull'uncinetto, rientro, lavoro una maglia alta doppia però non chiusa, due volte filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2 e ancora rientro, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Quindi ho 4 maglie alte doppie e adesso chiudo tutte le maglie. Faccio 1, 2, 3, 4 catenelle più 3, 1, 2, 3. Adesso 4 volte il filo sull'uncinetto. Quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia, quindi esco da 2, esco da 2 e le maglie, queste maglie le lascio sull'uncinetto, due volte filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Rientro per la quarta volta, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Adesso chiudo le 4 maglie alte doppie, quindi 1, 2, 3, 4. Quindi sull'uncinetto mi sono rimasti questi punti, quindi una maglia, due gettati e la maglia che abbiamo chiuso le 4 maglie alte doppie.
Quindi adesso esco da 2, esco da 2 ed esco da 2, e quindi ho lavorato la maglia alta doppia sulle maglie alte chiuse insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. 4 volte filo sull'uncinetto, quindi ripetiamo. Salto una maglia, vado nella maglia seguente, prendo il filo, esco da 2, esco da 2 e lascio 4 maglie qui sull'uncinetto. Prendo di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, lavoro la maglia alta doppia, quindi esco da 2 ed esco da 2, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, lavoro la terza maglia alta doppia, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, lavoro la quarta. E adesso chiudo le 4 maglie, quindi ho 4 punti sull'uncinetto, filo sull'uncinetto così, e esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Quindi facciamo le 4 maglie alte doppie chiuse insieme e una maglia alta doppia sulle 4 maglie, così. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 volte filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado nella maglia seguente e ripeto, esco da 2 ed esco da 2, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, esco da 2, esco da 2, ancora 2 volte filo, entro nella stessa maglia, esco da 2, esco da 2, ancora filo sull'uncinetto, rientro nella maglia, esco da 2 ed esco da 2. Quindi ho 4 maglie alte doppie non chiuse. Quindi adesso prendo il filo e chiudo le 4 maglie alte doppie, così. Quindi ho un punto delle 3 catenelle, 2 gettati e l'ultimo punto che abbiamo chiuso le maglie. Prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia. Esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. 1, 2, 3 catenelle e continuo così fino alla fine del giro. Saltiamo una maglia, andiamo nella maglia seguente e ripetiamo questi motivi. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 3 catenelle di separazione. Adesso vado a chiudere nella quarta catenella qui iniziale, quindi facciamo 1, 2, 3, 4. Scusate, ecco, faccio una maglia bassissima. Adesso lavoro una catenella, rientro, lavoro una maglia bassa, 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa qui dove abbiamo la maglia alta doppia, e ancora 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nella maglia alta doppia. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Allora ripeto, 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle e una maglia bassa sulla maglia alta doppia. Ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima, così. Adesso dobbiamo ripetere le 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo qui dove abbiamo il gruppo delle 4 maglie alte doppie chiuse insieme, sulla maglia alta doppia facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, che sono la prima maglia alta doppia, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie chiuse a metà, 3, 4, chiudo tutte le maglie. Adesso faccio 1, 2, 3, 4 più 3 catenelle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 volte filo sull'uncinetto, vado qui dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme,
vado sulla maglia alta doppia e lavoro una maglia alta doppia chiusa a metà, due volte filo sull'uncinetto, rientro, ancora maglia alta doppia, rientro, maglia alta doppia, rientro, maglia alta doppia, chiudo le quattro maglie, quindi ho quattro punti sull'uncinetto e lavoro la maglia alta doppia. 1 2 3 catenelle e ripeto per tutto il giro in questa maniera. Quindi adesso ho fatto le 3 catenelle di separazione e qui lavoro il gruppo delle 4 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi lavoriamo così per tutto il giro, dopodiché facciamo ancora un giro di maglie basse, quindi facciamo una maglia bassa sulla maglia alta doppia, 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle. Dobbiamo ripetere questi due giri. Eccomi, allora sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto tutto un giro a maglia bassa. Adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima e adesso ricominciamo a fare le maglie alte doppie. Allora, in questo giro e nel prossimo facciamo 4 catenelle di separazione, quindi non facciamo più 3 catenelle. Allora inizio con 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia, due volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse. Adesso chiudo tutte le maglie. Ora facciamo 1 2 3 4 catenelle più 3, scusate, più 4, 1 2 3 4, 4 volte filo sull'uncinetto, vado qui dove abbiamo la maglia alta, lavoro una maglia alta doppia non chiusa, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse, 2 3 4, chiudo le 4 maglie, lascio 4 punti sull'uncinetto, quindi lavoro la maglia alta doppia, 1 2 3 4 catenelle e ricomincio a lavorare qui dove abbiamo la maglia alta, lavoro le 4 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi facciamo questo giro ancora, facciamo questo giro e poi ripetiamo un secondo giro con 4 catenelle di separazione. Ad ogni giro finito dobbiamo fare un giro tutta maglia bassa, quindi nelle 4 catenelle di separazione dobbiamo lavorare 4 maglie basse e una maglia bassa sulla maglia alta doppia, quindi in tutto abbiamo 5 maglie basse. Ok, quindi andiamo avanti, ci ritroviamo quando abbiamo completato i due giri. Allora, eccomi qua, io sono arrivata ai miei motivi, ho lavorato due motivi con 4 catenelle di separazione. Adesso chiudo per lasciare lo spazio per le braccia. Allora, in tutto con 140 catenelle io ho 70 motivi e ho fatto, ho messo dei marcapunti qui nelle diciamo nella parte delle maniche e lascio 14 motivi, 21 motivi davanti e 21 motivi dietro e 14 motivi dall'altra parte, l'altro braccio. Ora devo fare l'ultimo giro delle maglie basse, quindi devo lavorare 4 maglie basse nell'archetto delle 4 catenelle e una maglia bassa nella maglia alta doppia. Quindi allora vediamo, faccio 1 2 3 4 maglia bassa nella maglia alta doppia e poi 1 2 3 4 maglia bassa qui dove ho messo il marcapunti e adesso faccio delle catenelle 1 2 3
4, 5, 6. Allora io metto 6 catenelle, voi lo provate, se avete bisogno di più catenelle mettete 10, 12, 14 catenelle, insomma dovete provare, basta che siano un numero pari. E vado a fare, diciamo, chiudo qui dove ho la maglia alta doppia e faccio una maglia bassa. E adesso continuo con le maglie basse, quindi lavoro 4 maglie basse nell'archetto delle 4 catenelle. Maglia bassa nella maglia alta doppia e continuo la lavorazione fino ad arrivare al mio marcapunti e poi vado a chiudere l'altra metà, l'altra parte del braccio. Quindi faccio la stessa cosa, entro qui nella maglia alta doppia, faccio una maglia bassa, poi faccio le mie catenelle, le 6 catenelle, e chiudo qui con una maglia bassa e vado avanti fino alla fine del giro lavorando 4 maglie basse nell'archetto delle 4 catenelle e una maglia bassa nella maglia alta doppia. Quindi ci rivediamo alla fine del giro. Eccomi alla fine del giro delle maglie basse, quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella prima maglia bassa. E questo è, diciamo, vi faccio vedere l'apertura per il braccio. Ora io continuo la lavorazione delle maglie alte chiuse insieme, sempre con 4 catenelle di separazione, poi nel secondo giro faccio un giro tutta maglia bassa. Ora, se il lavoro vi risulta stretto sul seno, perché siamo con lo sprone, adesso dobbiamo lavorare la parte del seno, ecco, se vi risulta stretto aumentate le catenelle, invece di fare 4 catenelle ne fate 5. Ok, quindi fate 2 giri con 5 catenelle di separazione, 2 giri se ancora vi risulta stretto, fate 2 giri con 6 catenelle di separazione. Insomma, man mano che lo provate vi rendete conto quante catenelle dovete aumentare. Ok, e andiamo avanti con questa lavorazione fino all'altezza desiderata. Quindi se volete fare una maglia, un vestito, un copricostume, non lo so. Ok, quindi andiamo avanti. Non c'è bisogno che vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il lavoro, perché è la stessa lavorazione che abbiamo fatto fino adesso, va bene? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo raggiunto l'altezza desiderata. Per quanto riguarda le maniche, ancora devo decidere se voglio fare una manica leggermente, diciamo, insomma, a me sinceramente le maniche così corte a me non piacciono, e quindi penso che farò una manica un pochino più lunga, non lo so, ancora devo decidere. Intanto adesso vado avanti qui e ci ritroviamo poi, vi dirò se faccio la manica oppure facciamo un bordino. Ok, a dopo. Allora, eccomi qua, sono arrivata alla mia altezza, io sono arrivata a metà coscia. Adesso devo finire il giro e poi devo fare ancora il giro delle maglie basse e poi alla fine farò un bordino. Allora, nel frattempo ho fatto anche una manica. Allora, ero indecisa se fare la manica oppure no, se fare una manica lunga, corta. Io, come sempre, sapete che io adoro le maniche a 3/4 e quindi ho fatto la manica a 3/4 e poi alla fine ho fatto un bordino. Adesso vi faccio vedere come iniziare la manica. Per iniziare la manica è molto semplice, perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Adesso qui, quando noi abbiamo chiuso che abbiamo finito il giro delle maglie alte doppie, quindi adesso dobbiamo riprendere la lavorazione e fare il giro delle maglie basse. Ora, quando abbiamo chiuso, diciamo, gli scalfi, io ho fatto le 6 catenelle, però scusatemi tanto, non vi ho fatto vedere poi come continuare il giro successivo, non vi ho fatto vedere come continuare la lavorazione. Allora, dove io ho fatto le 6 catenelle, poi quando ho fatto il giro delle maglie alte doppie, io ho lavorato solo un motivo al centro delle 6 catenelle. Quindi per chi ha fatto le 6 catenelle come me, deve lavorare un motivo qui al centro. Per chi invece ha fatto più catenelle, che ne so, se ne ha fatte 10 o 12,
deve lavorare almeno due motivi, ok? Altrimenti poi viene troppo largo, risulta troppo largo. Quindi fate due motivi se avete fatto 10 o 8 catenelle, va bene? Quindi adesso ripeto, devo riprendere la lavorazione con le maglie basse, perché dopo che facciamo le maglie alte doppie dobbiamo fare il giro delle maglie basse. Allora prendo il filo e inizio la mia lavorazione. Allora entro qui dove ho la maglia alta doppia, quindi ho il mio motivo delle maglie alte chiuse insieme e poi la maglia alta doppia. Inserisco il filo, faccio come sempre il mio nodino, che io lo faccio doppio, prendo il filo, faccio una catenella, rientro e lavoro la maglia alta, scusate, la maglia bassa. Ora lavoro la mia manica con l'uncinetto del 3,5, invece la mia maglia l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del numero 4 e continuo la lavorazione della manica con 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3. Quindi faccio 3 maglie basse nell'archetto e una maglia bassa nella maglia alta doppia. 3 maglie basse, anche se qui ho lavorato 4 catenelle, lavoro solo 3 maglie basse e una maglia bassa nella maglia alta doppia. Così. 2, 3, maglia bassa. Finisco il giro e poi iniziamo la lavorazione delle maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi ripeto, è molto facile la lavorazione, dobbiamo riprendere la lavorazione come nella maglia, quindi non dobbiamo fare altro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi faccio una maglia bassissima nella maglia bassa. Adesso inizio le maglie alte chiuse insieme, quindi faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro, quindi due volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse. E adesso chiudo le maglie, faccio 1, 2, 3, 4 catenelle che sono una maglia alta doppia più 3 di separazione. 4 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia non chiusa, rientro, maglia alta doppia non chiusa e rientro ancora 2 volte. Così. Chiudo le 4 maglie e adesso con i 4 punti che mi sono rimasti sull'uncinetto lavoro una maglia alta doppia, 1, 2, 3 catenelle e vado avanti. Allora per la mia manica, per il mio giro manica, io ho 15 motivi, perché quando ho chiuso 14 motivi più una maglia alta doppia che ho lavorato al centro delle 6 catenelle, quindi in tutto ho 15 motivi. Quindi ripeto, si va avanti così, sempre con la stessa lavorazione. Adesso facciamo le maglie alte doppie, nel prossimo giro lavoriamo le maglie basse, quindi lavoriamo nell'archetto 3 maglie basse, ok? Quindi andiamo avanti, decidete voi la misura, cioè quanto volete fare lunga la vostra manica, se volete una manica corta, lunga, tre quarti, oppure addirittura se non la volete fare affatto, ok? Quindi finisco la manica e poi vi faccio vedere come fare il bordino e poi la maglia è finita, maglia o copricostume. Eccomi, allora io sono andata avanti con la mia manica, mi fermo a questo punto, ho fatto 7 motivi. La mia manica è a tre quarti, a chi piace può andare avanti, fare una manica lunga oppure fermarsi prima e fare una manica più corta, ok? Adesso vi faccio vedere come fare un bordino, come finire la manica. Allora ho fatto le maglie alte doppie e poi ho finito il mio giro con le maglie basse, quindi ho fatto una maglia bassa sulla maglia alta doppia, 3 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle, perché ho lavorato la mia manica
ho fatto tutta la mia manica con 3 catenelle di separazione. Adesso inizio con 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia, rientro, lavoro ancora una maglia alta doppia, rientro, maglia alta doppia non chiusa, rientro, maglia alta doppia non chiusa, così. E adesso chiudo tutte le maglie, vado qui dove abbiamo la maglia alta doppia, vado nella maglia bassa e lavoro una maglia bassissima in questa maniera e inizio 1 2 3 4, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse, 2 3, e con le 4 catenelle abbiamo 4 maglie alte doppie non chiuse. Adesso chiudo tutte le maglie, vado nella maglia bassa dove abbiamo la maglia alta doppia, entro con l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima, così, e ricomincio 1 2 3 4, rientro nella stessa maglia, lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse, 2 3 4, chiudo tutte le maglie e adesso vado nella maglia seguente dove abbiamo la maglia alta doppia e lavoro una maglia bassissima e lavoro così per tutto il giro, stessa cosa nell'altra manica, e farò il bordino anche alla fine della maglia qui. Quindi io qui sto lavorando la maglia, le maglie basse, e poi farò lo stesso bordino delle maniche. Volendo possiamo fare lo stesso bordino anche qui, nella parte del collo, qui nello scollo, ok? Quindi poi finite tutto il bordino, nascondete tutti i fili e la maglia è pronta. Ok, adesso la metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossata. Intanto vi ringrazio, vi saluto e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!